La notizia è arrivata l'11 di aprile, dopo ben 2 mesi che le iscrizioni alle scuole primaria erano state chiuse. A noi come amministrazione è dispiaciuto non essere stati coinvolti all'interno di questo percorso, del percorso che è stato effettuato da parte della direzione didattica, perché comunque siamo ente territoriale e ente che si occupa delle scuole all'interno del territorio di Albino. Purtroppo sì, le iscrizioni quest'anno sono state di 8 bambini. È da anni che anche la sottoscritta pone il punto sul il focus sul discorso che ci sono poche nascite. Però logicamente il controllo effettivo dei numeri di bambini iscritti noi non possiamo farlo, perché esiste da parte delle famiglie la possibilità di scegliere arti plessi piuttosto che iscrivere i propri figli a scuole paritarie che esistono sul territorio di Albino. Per cui i numeri definitivi noi non riusciamo mai ad averli, anche perché ci possono essere anche delle famiglie che dovrebbero in teoria gravitare su arti plessi, ma abitando vicino al plesso in questione, scelgono di fare scelte diverse rispetto, diciamo, al vecchio stradario presente in direzione didattica. Doccia fredda, dopo effettivamente non si sa se con l'aiuto dell'amministrazione comunale, con l'aiuto dei consiglieri regionali, con l'aiuto dei parlamentari, si sarebbe potuto cavare il così chiamato ragno dal buco, perché i bambini sono 8 e 8 sono. E se i criteri che vengono indicati da parte del Ministero per costituire una classe dicono minimo 15 alunni, si potrebbe aprire una bella questione su questi numeri. Perché minimo 15 alunni è un po' un eufemismo, nel senso che ogni paese può avere delle caratteristiche peculiari che richiedono magari anche delle classi con un numero inferiore di bimbi. L'anno scorso, ad esempio, Bondo, la prima classe elementare, è partita con 13 alunni, non con 15. Quindi esiste una sorta di discrezionalità, chiamiamolo come vogliamo chiamarla, però fatto sta che 8 sono 8. Dopo il fatto che il Ministero indichi il numero dei 15 e la classe viene fatta in funzione anche del numero del personale che l'ufficio provinciale, del scolastico provinciale, dà all'istituto comprensivo, questo è tutt'altra questione che, vabbè, non mi trovo assolutamente d'accordo, nel senso che a parer mio, essendo un servizio pubblico, il servizio dovrebbe essere costruito in funzione delle esigenze dell'utenza. Non in funzione delle esigenze del parco insegnanti o del parco bidelli, perché logicamente ci possono essere dei territori, mi vengono in mente anche i paesini molto più piccoli in montagna, che hanno delle esigenze peculiari. È vero che anche a Bondo hanno chiesto la disponibilità di poter fare una pluriclasse, ma capite che nel 2022 in una cittadina come Albino la pluriclasse è improponibile e la pluriclasse è mettere questi 8 bambini insieme ai bambini, i 13 famosi della prima dell'anno. Di quest'anno praticamente. Quindi la situazione è molto ingarbugliata. I dati che noi abbiamo anche per il futuro non confortano sicuramente per le possibilità che ci saranno se i parametri rimangono gli stessi per costruire e istituire delle classi prime anche negli anni futuri. Certo è che esiste la libera scelta da parte delle famiglie e esiste anche la possibilità da parte della direzione didattica di proporre dei progetti didattici in condivisione con l'amministrazione che possano rendere più appetibile il plesso di Bondo piuttosto che arti plessi, quindi ingolosire i genitori a iscrivere il figlio magari presso il plesso di Bondo, anche se di competenza è su un plesso di un'altra frazione.